Persiani, ok, ci siamo? Con il dottor Persiani, primario di pediatria all'Ospedale di Comunicazione Chiesa. Ecco, un'iniziativa, come anche sottolineato dal direttore sanitario, importante in un ospedale polivalente, dove si va a toccare una sensibilità particolare. Certamente, questo oggi rappresenta un punto di arrivo di un percorso già avviato qualche mese fa, in cui abbiamo cercato di creare un ambiente di accoglienza per il giovane paziente, per il piccolo paziente che si trova in un pronto soccorso per adulti, dove ci sono anche popolazioni anziane, quindi un ambiente che non è quello in cui è abituato, di ritrovare nel pronto soccorso, in un momento critico, in un momento di emergenza, un ambiente anche estremamente visibile, che potesse dare un segno di accoglienza. E su questo poi abbiamo cominciato ad inserire una serie di iniziative, creando un protocollo per i presidi di emergenza in un carrello per l'emergenza, chiedendo all'azienda l'intraossea, e oggi arriva anche il monitor e il lettino di rianimazione. Quindi dal punto di vista scientifico siamo a buon punto, perché c'è un'eccellenza di attrezzature. Dal punto di vista però umano, dal punto di vista anche di accoglienza del bambino, l'azienda ha accolto le nostre richieste, creando un ambiente adatto per l'assistenza pediatrica all'interno di un pronto soccorso di primo livello e non di primo livello. E quindi si disegna un percorso per il bambino diverso da quello dell'adulto. Si diversifica, e giustamente hanno bisogno le due esigenze, le due tipi di popolazione che assistiamo, di ambienti diversi. Ecco, dottore, abbiamo sottolineato come il bacino di utenza dell'ospedale di Comunicazione Chiesa sia abbastanza ampio, e come di conseguenza questa macchina aiuti, quindi tanti bambini. Ecco, un aiuto che arriva da associazioni, che arriva da Onlus, che va veramente a toccare il cuore forse di un territorio dove ce n'era bisogno. Sì, certamente, l'ospedale di Anzio è l'ospedale che ha più numero di accessi pediatrici negli ospedali dell'H, che abbiamo totalizzato quasi 8.000 accessi di pronto soccorso nell'ultimo anno. E questo richiede quindi una particolare attenzione a un tipo di popolazione che bussa alle nostre porte, che chiede assistenza nel momento delicato, nel momento critico. Ricordiamoci che l'emergenza nel bambino è sempre un momento che coinvolge tutte le famiglie, per cui noi dobbiamo cercare di dare una risposta a questa richiesta della popolazione. Richiesta della popolazione che è prevalente in alcuni periodi dell'anno. È prevalente d'inverno per la popolazione che risiede ormai stabilmente nella zona del litorale, quindi Anzio, Nettuno, Pomezia, fino ad arrivare quasi a Latina. È prevalente poi nel periodo estivo, in cui abbiamo, oltre alla popolazione locale, anche l'arrivo di migliaia, centinaia di migliaia di persone dalla capitale, che vengono a soggiornare qui per 15-20 giorni, quindi si trovano poi spaesate, spiazzate in un momento critico, in un ambiente che non conoscono. Quindi noi dobbiamo avere particolare attenzione a queste fasce di popolazione estiva e invernale, che adesso arriverà il periodo epidemico, e la popolazione locale sono 150.000 abitanti e hanno bisogno di un'assistenza. E allora, grazie e buona parola. Prego.